TG della Sartiglia, stasera però vorrei parlare di una manifestazione che non è la Sartiglia, ma rientra sempre nell'ambito, diciamo, della nostra giostra equestre. Come avete visto qui in studio abbiamo un ospite, Antonio Sanna, che attualmente fa parte del consiglio d'amministrazione, no, del CDA, della Fondazione Sartiglia, e che negli ultimi anni si è impegnato e si sta impegnando a mantenere una forma di gemellaggio, anche se non sancito ufficialmente, così come i canoni diciamo reclamano per un gemellaggio effettivo, ma uno scambio culturale, chiamiamolo così, con una cittadina dell'ex Jugoslavia. Ne abbiamo parlato altre volte e stasera, nell'ambito di questa Sartiglia 2017, vogliamo ribadire il concetto, anche perché Antonio, che quasi tutti gli anni va a Signo, ci ha portato delle immagini, tra virgolette, inedite, delle immagini molto belle. Allora, Antonio, intanto come nasce questa forma di scambio culturale con la cittadina e con questa manifestazione che si chiama ALCA? Ma nasce da una persona, da una signora che comunque vive e risiede qua in Sardegna, che è croata, la quale ci ha messo in contatto con questa associazione, cioè lei sapeva di questa manifestazione e quindi, essendo una corsa all'anello, ha pensato bene di informarci. E da lì è partito tutto circa 4 anni fa. E naturalmente ne è nato un gemellaggio tra le due fondazioni, tra le due associazioni, diciamo, e stiamo andando avanti di anno in anno, sempre meglio, devo dire, ecco. Di anno in anno sempre meglio, ma con fondi propri. Questo c'è da rimarcarlo, perché sì, effettivamente tu ci sei andato 4 anni praticamente, sì. Però, così come altri amici della Sartiglia, che amano la Sartiglia e sono andati così un po' per curiosare e un po' per sancire questo scambio culturale, lo fate a spese proprie, a spese vostre. Certo, assolutamente. Beh, io la prendo, e comunque come gli altri l'abbiamo presa come una vacanza. Certo, nei 2 o 3 giorni che stiamo lì siamo ospiti loro, però per tutto il resto... Ecco, allora cosa hanno in comune queste due manifestazioni? Ma in comune hanno la corsa all'anello, comunque, parlando di Sartiglia e di ALCA, comunque si rifà a tutti i giochi militari che esistevano e che esistono ancora in Europa. Non dimentichiamoci che anche nell'isola di Zante il 24 di giugno si corre una corsa all'anello, in Grecia, a Minorca, in tanti altri posti, comunque in Italia, quindi in comune hanno questo. Tieni presente che anche... l'ALCA o Signo è gemellata anche con San Sepolcro, quindi un'attività culturale abbastanza fervente, cioè una cosa abbastanza... loro ci tengono e noi teniamo a questo gemellaggio. Quindi il cavallo che ci accomuna, la corsa, noi abbiamo la stella, loro non hanno una stella, ma cosa hanno? Loro hanno l'ALCA, da cui prende il nome tutta la manifestazione, che non è altro che il fondo di una staffa di un capo turco che venne catturato durante la battaglia del 1715 che si svolse proprio a Signo. Quindi questa... diciamo questo obiettivo, questo target che noi, appunto, per noi è una stella e che negli anni comunque è andata un po' trasformandosi e comunque da una Sartiglia all'altra non è mai la stessa, mi pare di capire che per loro è sempre questa staffa che viene conservata e tramandata nei secoli e viene quindi appesa al centro della loro pista.
Sì, loro usano la lancia, noi usiamo lo stocco e la spada, la lancia è alta circa 3,05 m e naturalmente tutto lo svolgersi è un po' diverso dal nostro, diciamo, svolgersi della nostra sartiglia. Però Certo, quelli che sono volevo gli fare, atti. sì, Sì. volevo fare un piccolo riassunto in pratica Certo. perché è nata l'Alca. L'Alca è nata, è successo che comunque possiamo dire così, i soldati croati assieme ai veneziani hanno difeso e hanno fermato l'ascesa degli ottomani in Europa. E quindi si sono fermati gli ottomani, i turchi si sono fermati proprio a Signo. Un po' perché l'ardua resistenza dei cavalieri della Settina, un po' perché comunque pare che siano stati colti da una dissenteria assurda, una cosa abbastanza violenta. Comunque la mattina di Ferragosto, pare anche per intercessione della Madonna di Signo, i turchi sono spariti. E quindi ancora oggi i cavalieri di Signo sono considerati eroi nazionali. Quindi sì, sono presi in considerazione. Basta pensare che il giorno della festa, quello ufficiale, cioè la domenica, dopo 2 giorni di corse, che hanno ognuna un nome diverso, quindi si inizia con la bara, Cogia e poi c'è l'alca di domenica che si corre in costume. Basta pensare a quello, arrivano il Presidente della Repubblica, arrivano le delegazioni da tutto il mondo, arrivano da ogni dove. E quindi fanno una grandissima festa. Si svolge in Si che periodo dell'anno? svolge la prima settimana di agosto, quindi il primo fine settimana utile di agosto si svolge l'arco. Quindi in piena estate. In piena estate. Tu hai adesso descritto e stai diventando negli anni, perché più si va e più si diventa esperti. Il primo anno si riescono a vedere alcune cose esterne, poi il secondo anno sempre di più, il terzo, il quarto anno, fino a che poi non si diventa tra virgolette esperti. Stesso discorso che posso fare io Su Minorca. riferito a Minorca, sono stato diverse volte, adesso riesco davvero a vedere, a gustare la manifestazione in tutti i suoi aspetti, perché oltre ad averla approfondita l'ho anche vissuta direttamente. Allora, che cosa però loro hanno, che concetto hanno? Perché io trovo che nei minorchini, mi dispiace dirlo, non c'è una cultura verso la nostra Sartiglia. Direi che forse a loro non interessa molto. Invece interessa più a noi la loro manifestazione. Ecco, invece per il popolo di Signo, Signo, esatto. perché bisogna che mi ricordi anche il nome Signo. esatto, perché si scrive Signo. No, 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 si scrive Signo proprio così come si se no anche pronuncia Singi. in veneziano, Signo o Sì, Signi. Signi. Ecco, che concetto loro hanno della nostra manifestazione? Ma loro in questi anni hanno acquisito una grande considerazione di noi, della Sartiglia, cioè sono estasiati. Tieni presente che vedere 120 cavalli che passano in via Mazzini o che passano in Piazza Cattedrale non succede tutti i giorni. Altra cosa, alla loro Alca partecipano in 25, di cui 17 corrono, gli altri sono Alcari giovani, quindi non hanno diritto alla corsa. Naturalmente, sai, è tutta un'altra imponenza, nonostante loro abbiano tutta questa importanza, non hanno comunque tutto questo sfarzo che noi possiamo avere, questo numero di cavalli, comunque il nostro spettacolo è alla gran lunga superiore a loro, però negli anni, quando ci vai e incominci ad entrare nel loro tessuto e vedere certe determinate cose, sentire solamente per esempio. Tieni presente che l'alca è fatta di quattro, è fatta in quattro parti, Sì. quindi chi prende il centro acquisisce 3 punti, chi prende l'altra parte che è sopra il centro è 1 punto, ma difatti la gente quando uno fa 1 punto non si scompone neanche.
i due punti, che per poi andare allo spareggio addirittura, e quando c'è lo spareggio tra due cavalieri o tre Ecco, cavalieri. perché lì c'è la sfida vera e propria, cosa che qui non è una sfida, la nostra Sartiglia non è una sfida, forse alla fine col tempo è diventata un po' una sfida tra i gremi, nel senso che la Sì, domenica si prendono tot stelle, il martedì si deve almeno eguagliare se non superare quel numero, ma è più che altro un po' nell'immaginario collettivo, in realtà non ci deve essere, non c'è questa competizione, giusto numerica. Loro invece hanno un punteggio. Quindi per ogni settore della loro alca che infilzano, riescono a infilzare con la loro lancia, ricevono un punto e poi alla fine vince sì, chi fa più punti. ricevono un punteggio e vince chi fa più punti naturalmente, quindi si scatena un tifo da stadio, assolutamente, sulle Ho tribune. capito. Tieni presente che comunque, vedendo poi le immagini anche, si corre sotto un viale dove è tutto alberato e le persone sono tutte sedute in tribuna, quindi hanno una bella visuale di tutto lo spettacolo. Naturalmente i privilegiati sono quelli che sono immediatamente vicini al punto dove è appesa l'alca, Beh, certo che ovviamente, no? sì. Ci sarà la Anche lì ci tribuna sono i degli biglietti, invitati. tribuna invitati, dove si siede la Certo. Queste, ecco, a presidente. parte queste analogie, diciamo non importanti, non fondamentali per la corsa stessa, ci sono analogie. Per esempio con il nostro capocorsa, loro non usano maschere, non hanno un costume, un loro costume che chiaramente ormai sarà il costume tradizionale della manifestazione, come ce l'abbiamo noi, c'è una, che so, una vestizione, un preparativo Ma particolare, chi sceglie il capo? le vestizioni avvengono in casa, generalmente come si faceva o si fa ancora oggi, oggi lo facciamo in scuderia, prima e anche prima qua da noi, giustamente c'era la fidanzata, la madre o comunque qualcuno di casa che ti aiutava a infilare il corpetto, il gonnellino, eccetera. La stessa cosa fanno loro, difatti poi lo vedremo. Naturalmente è una cosa molto intima da parte loro. Difatti, loro quando hanno visto la nostra vestizione hanno detto: sì, dovremmo prendere spunto e incominciare anche noi magari a fare qualcosa del genere per dare ancora più C'è un spettacolo. capocorsa? Sì, c'è un capocorsa che si chiama Voivoda e che naturalmente viene scelto negli anni per esperienza e per Chi fare. sceglie? Chi lo sceglie? Ma viene scelto comunque dalla loro associazione che conta abbastanza persone, sono circa 250 persone, Più dei 25 cavalieri, più dei insomma. 25 cavalieri, ma tutti quanti hanno un ruolo e di anno in anno ci sono quelli che vengono scelti per l'alca di quell'anno e sono sempre una cinquantina di persone. Allora, il nostro capocorsa sceglie il numero di cavalieri e consegna personalmente loro la spada per fare la discesa alla stella, quella che noi chiamiamo discesa, ricordiamo sempre Sì. che È è una traduzione una carriera, estemporanea. diciamo, sì, Dice, in esatto. realtà è un'esibizione, è un passaggio alla stella, ma noi dalla traduzione dal sardo all'italiano facciamo la discesa alla stella. Saga vada sta stella. Ecco, loro, il nostro capocorsa su un po' d'ori fa questo compito tra gli altri. Loro ce l'hanno, ce l'ha il loro capocorsa il compito di scegliere oppure tutti No, hanno no, no, diritto? no, no, hanno diritto tutti e ognuno di loro in braccia una lancia di circa 3 metri e 5, 3 metri 0,5 Ma ce n'è una per tutti oppure No, no, ognuno no, ce l'ha no, no, per la no, c'ha la sua? ognuno ce l'ha per sé, Ce l'ha per ognuno sé, ce l'ha la per sua. sé, esatto, c'ha la personale che di volta in volta se non ne ha bisogno viene tenuta dallo scudiero, perché ogni cavaliere è assistito da uno scudiero. Quindi ognuno di loro, difatti si vedrà, vedremo nelle immagini che quando hanno finito la loro corsa, quando hanno preso l'alca, poi tornano lì, abbassano la lancia come facciamo noi, consegniamo la stella, loro consegnano l'alca, in pratica la cosa che fanno, lanciano proprio, è un gioco di parole, lanciano la lancia allo scudiero e Ok. quindi lui la prende così. E si avviano tutte e due, cavaliere e scudiero, verso su, dove ci sono i cavalli. A quel punto il cavaliere smonta da cavallo e torna sotto il palco ad assistere a tutte le altre discese, carriere, quello che lo vogliamo chiamare. E quindi si mettono in
in riga militare. Dopo che tutti quanti hanno finito, c'è il capo dei cavalieri, che si chiama Aleschaus, che li chiama, li mette in fila sempre militarmente e al suo ordine partono ordinati verso su a riprendersi i cavalli, pronti per la seconda corsa. Tieni presente che fanno tre corse in una giornata. Tre corse in una giornata e si somma l'eventuale punteggio di tutte le tre corse. Lì si decreta il vincitore, fino ad arrivare anche uno spareggio in caso di parità. Quindi tre possono essere anche più le corse per chi ha punteggi però superiori. Però anche lì, per esempio, quando si va a pari punti, allora l'Aleschaus, il capo dei cavalieri, va dal voivoda, dal capo supremo, e chiede il permesso di poter correre ancora. Quindi c'è un capo che sta all'esterno, che non è cavaliere, non è a cavallo. No, è cavaliere, lui sfila, lui sovraintende, però nel momento in cui avviene la corsa lui si mette sul suo palco assieme ai giudici e naturalmente c'è il capo di campo, diciamo, il maestro di campo, che si chiama Aleschaus. Nel momento in cui avviene un pari punti, Allora lui va dal voivoda, dal capo supremo, e chiede il permesso di poter correre ancora per decretare il vincitore. Quindi è molto entusiasmante, perché comunque poi alla fine si decreta un tifo bellissimo, certo. Cioè sano comunque. Ecco, cosa si può fare per, secondo te, tenendo presente che comunque il gemellaggio nato nel 1990 tra Oristano e Minorca è andato via via scemando fino a che oggi è rimasto soltanto veramente poco. L'ultima persona, devo dire, che è stata lì ufficialmente sono stato io all'Ayuntamento di Ciutadella de Menorca 2-3 anni fa per fare un reportage, però tolti i documenti ufficiali non c'è rimasto quasi più nulla, perché nessuno dei minorchini viene più in Sardegna e nessuno dei sardi va più ormai. Forse c'era qualcuno che andava veleggiando, però ormai non so se ci andranno per il prossimo anno. Lo scorso anno non è stato possibile. Ma però non c'è più questo scambio culturale. Cosa si può fare invece per far nascere veramente questo scambio culturale con questa cittadina, e se loro poi lo vogliono con noi? No, loro lo vogliono, anzi assolutamente. Tieni presente che per i 300 anni dell'Alca, non nel 2016 ma nel 2015, è stato fatto un grande festeggiamento, hanno inaugurato il nuovo museo costruito in 6 mesi, dove ci sono addirittura degli audiovisivi, dove c'è la città di Oristano, appena che entri c'è un grosso schermo, due grossi schermi dove va quasi ininterrottamente le immagini della città di Oristano, poi su nel museo di su, cioè nelle sale di su, ci sono degli audiovisivi riguardanti la nostra Sartiglia. Poi noi negli anni abbiamo portato delle maschere, degli stocchi, insomma tutto quello che sono i simbolismi della Sartiglia. Quindi loro vengono ancora, vengono qua da noi, qualcuno viene? Sì. Avremo degli ospiti anche per la Sartiglia e naturalmente saranno graditissimi come al solito. Anche perché tieni presente che quando siamo lì abbiamo da parte loro il massimo della considerazione. Veniamo ricevuti dai ministri, dalla Presidente della Repubblica. Sì, io questo, guarda, l'ho notato anche a Ciutadella de Menorca, che mi ricordo che uno dei sindaci, perché siamo stati appunto a distanza di anni con sindaci diversi, alcaldi diversi, ci disse Ciutadella è come se fosse la vostra città, siete a Ciutadella ma come se foste Oristano. Sì. E quando l'ultima volta che siamo andati, un sindaco diverso eccetera, appena hanno saputo che eravamo di Oristano, ci hanno accolto benissimo nell'ayuntamento, eravamo proprio ospiti speciali, perché lì non può entrare chiunque, esatto. È chiuso, entrano i consiglieri, la giunta, naturalmente il sindaco, i parenti ristretti, e noi eravamo appunto ospiti illustri, huéspedes illustres.
Ecco, io spero che si possa riprendere intanto questo gemellaggio culturale con Ciutat della Menorca e che possa aprire anche verso Signo, mi viene sempre. Ma perché sì, c'è la G in finale, però è Signi. Ah, però si legge Signi, Signi. Perché io Signi mi viene. Comunque Signi o Signo. Signo in italiano. In italiano. Speriamo che chi ha questo compito, secondo te, di mantenere queste e di aprire queste radici culturali insieme a loro? Guarda, ti dirò, al di là dei gemellaggi, delle carte scritte, di quello che si può mettere, quello che conta di più, secondo me, è il calore umano, l'amicizia e quello che comunque si instaura tra le persone, tra i popoli. Cioè sei lì e ti sembra di essere oristano nei giorni della Sartiglia. Cioè c'è una cosa, è uguale, cioè, uno dice ma per calore delle persone, per la festa che si fa, per tutto quello che sembra di essere oristano, cioè non, sì, magari noi siamo più tenuti in considerazione perché siamo una delegazione che andiamo lì, eccetera, però... Al di là di quello, anche le persone che non fanno parte, ma gli stranieri loro, cioè in se stessi, sono tenuti in grandissima, certo, in grandissima considerazione. Bene, io ti ringrazio Antonio per questa tua testimonianza e abbiamo capito che ti piace davvero questa manifestazione, ci tieni insomma. Ma certo, ci tengo, mi piace e naturalmente... diciamo che al di là di quello, come ti stavo dicendo, è l'amicizia che... Certo, perché manifestazioni a cavallo, hai sottolineato, manifestazioni equestri, ce ne sono diverse in tutta Europa che richiamano sempre, che nascono nel periodo medioevale. Per esempio in Danimarca fanno la Titling Ring, corrono in 500 cavalli, certo, da tutta la Danimarca. Però quello che ci aveva accomunato con Ciutat della de Menorca era prima di tutto il nome. È in Sortiglia per loro e Sartiglia per loro. Loro per loro è sorte, anche per noi. Sartiglia si fa risalire alla sua etimologia, al suo significato sorte. Loro invece non sfidano la sorte, per loro è una riproduzione della vittoria, di una bella vittoria per loro, sì, anche se devo dire che pure a Ciutadella de Menorca si rifà sempre a una vittoria, quindi c'è una data precisa di nascita. Il capocorsa, che lì è il cachet signor, che viene nominato e resta in carica per 2 anni, viene nominato ogni 2 anni proprio in occasione dell'anniversario che cade a luglio, è l'anniversario di questa battaglia, di questa vittoria che il popolo di Ciutadella ottenne nei confronti di un invasore. Quindi c'è sempre un riferimento storico e c'è sempre comunque riferimento a una battaglia, così come pensiamo che anche la nostra Sartiglia deve essere nata per questo. Le giostre equestri nascevano così, erano delle sfide. Sicuramente c'è anche, come dire, e questa è certezza, nei periodi di pace, quando i cavalieri o quando rientravano da una guerra e magari vinta una battaglia, allora si sfidavano tra di loro, e poi certo, nei periodi di pace, per mantenere vivo l'interesse e la concentrazione dei soldati, organizzavano queste sfide con degli anelli, certo, la Quintana per esempio, quelle hanno mantenuto l'origine esattamente come la Sartiglia e come comunque anche l'Alca in ogni caso. Certo, ma la Sartiglia ha cambiato moltissimo, mentre la Quintana è rimasta ancora così, la Sartiglia invece nel tempo è cambiata. Piccola curiosità, che poi nel 2015, durante l'Alca, cioè per l'Alca del tricentenario, l'ambasciatore turco, per la prima volta in 300 anni un membro dello Stato turco ha offerto, mi sembra che qualcosa come 10.000 bottiglie d'acqua per il pubblico, ci hanno tenuto a ricordarlo. Ecco, va bene, non è che si sia sforzato molto, però va bene lo stesso, per un ambasciatore, va bene. Grazie Antonio Sanna, allora, per aver partecipato a questo TG della Sartiglia. Non abbiamo parlato di Sartiglia, abbiamo parlato però di una bellissima manifestazione che
ha delle, come dire, delle cose in comune, soprattutto il cavallo, e poi questa corsa con la lancia noi abbiamo su Stoku e poi sostituita con la spada. Abbiamo comunque ricondotto questa bella manifestazione che si svolge nell'ex Jugoslavia in Croazia. A 33 km da Spalato, e la città si chiama Signo. Signo. Grazie ancora Antonio e arrivederci alla prossima edizione del TG della Sardegna. Santa Maria.